Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono Pasquale, questo è Il Risparmio e oggi un ospite d'eccezione, Federico del canale Investire con Gus. E oggi con Federico discuteremo un po' dei nostri stili di investimento, come approcciamo il mondo del risparmio e degli investimenti, cercando di capire quali possono essere le differenze, vantaggi e svantaggi dei nostri metodi di investimento. Quali possono essere anche le problematiche che andiamo a incontrare e soprattutto quanti soldi possiamo perdere. Ciao Federico, grazie mille di essere qui con me Ciao quest'oggi. È Pasquale, ciao a tutti, grazie dell'invito. un piacere averti qui con me. E prima di tutto, perché non mi parli un po' di te? Cioè, come sei entrato nel mondo degli investimenti? Vabbè, io ho iniziato, diciamo che ho avuto una passione per gli investimenti sin da piccolino, cioè a 14 anni mi guardavo i Sole 24 Ore, vedevo tutte le quotazioni e chiedevo un po' a mio papà cosa fossero. Alle superiori ho studiato, ho fatto ragioneria, pensando che si sarebbe toccato l'argomento mercati finanziari. Mi sono stato prontamente deluso, infatti è un argomento che non è mai stato toccato, quindi il mio interesse nei mercati è un po' svanito. Poi a 20 anni, non so come, probabilmente avevo visto qualche pubblicità, non lo so, ho ricominciato ad interessarmi a questo mondo, facendo trading, puro trading, analisi tecnica, grafici, disegni, solite cose. E da là è iniziato il mio percorso che ormai dura da 7 anni. Ok, quindi in questo modo mi hai anche detto che sei molto più giovane di me, ti ringrazio, adesso mi sento molto meglio. Tra l'altro, io seguo spesso i tuoi video, anzi, guarda, li seguo tutti, perché mi piace moltissimo come ti approcci anche all'analisi delle aziende, fai delle analisi molto, come dicono in inglese, deep, molto complesse, vai a fondo di quello che è il business di un'azienda. Per cui, come ti definiresti, diciamo, dal punto di vista dell'investitore? Che tipo di investitore sei? No, adesso sono un value investor, totalmente value investor. Analizzo le singole azioni e cerco di capire se c'è valore o no. E poi ho visto che nel video precedente che ho fatto con Gianluca è stato un po' frainteso il significato, il concetto di sottovalutazione. Un'azienda sottovalutata non è soltanto un'azienda che magari ha perso il 50% e sembra una schifezza. Può essere anche un'azienda che continua a crescere, che però ha delle prospettive di crescita notevoli anche per il futuro. Quindi è un concetto molto ampio. Quindi va al di là del semplicemente trovare un'azienda che è sottovalutata, ma ci sono molti altri aspetti da andare a guardare. Sì, E, esattamente. perché io, per esempio, a parte aver rovinato i miei capelli nella disperazione che tutti i barbieri sono chiusi, non li taglierò mai più da solo, io invece ho cominciato ad approcciarmi in una maniera un po' diversa. Inizialmente il mio approccio era: vabbè, è semplice, lo posso fare, lo fanno tutti. Poi, perdendo i soldi, ho capito che non era così. E al momento ho deciso di fare un po' una strategia mista, nel senso fare un piano d'accumulo su alcuni ETF e gestire anche una parte più o meno attiva di trading di breve o medio termine. Mentre per quanto ti riguarda, penso di aver capito che la tua tipologia invece è un long term investing, non, a Sì. meno che non cambino proprio le fondamenta di un'azienda, tu terrai dei titoli per sempre praticamente. Sì, a meno che io non faccia errori madornali che mi forzino a vendere la posizione in perdita, tendenzialmente punto a tenere per sempre. Poi io diciamo che trovare aziende che valga la pena tenere per sempre non è così facile. Perciò ci sono alcuni investimenti, sempre a lungo, però in cui magari mi stabilisco un obiettivo prima di entrare. Diciamo, raggiungo un fair value, derivo un fair value per quell'azione, se viene raggiunto, la vendo. Quindi può essere definito il nuovo Warren Buffett italiano, praticamente. Sì, no? Almeno. Almeno. E come ti approcci alla scelta delle aziende? Diciamo, fai delle ricerche giornaliere oppure semplicemente guardi le news e dici questa azienda potrebbe interessarmi? Come ti approcci? Diciamo, da dove parti e come arrivi poi alla decisione di investire? Un po' tutto, seguo le news, magari se vedo la notizia che un'azione è crollata,
in maniera notevole, ci vado a dare un'occhiata, se vedo che ci sono sviluppi particolari su un'azione ci do un'occhiata e in più faccio una ricerca. Uso molto molto spesso lo stock screener del Magic Formula, di cui hai parlato anche tu, mm-hmm. e quello è veramente molto utile per scremare e trovare delle azioni interessanti. Ci possono trovare veramente delle ottime aziende. Ne ho trovata una di recente, mm-hmm. che mi piaceva molto, nonostante il mercato sia a dir poco alto. Troppo. sì, e se no uso altri stock screeners, provo a immettere dei valori, mm-hmm. e cerco di fare una ricerca, però è complicato. Cioè, un lavoro che richiede un discreto quantitativo di tempo. Però per quello che ho capito il tuo stile di investimento è un po' misto, perché è vero che ti approcci come Warren Buffett, per quindi un value investing, però c'è anche quella componente del avere tutto investito, mentre Warren Buffett la maggior parte della sua liquidità è ferma lì per essere utilizzata. Per cui se sì. Dove ti poni, diciamo, come tipologia di investitore? A chi ti ispiri? Il mio stile è più vicino a quello di Peter Lynch, mm-hmm. sicuramente. Peter Lynch potrebbe essere... Diciamo che Joel Greenblatt, che è l'autore di Magic Formula, mm-hmm. è stato il mio padre negli investimenti, perché è stato il suo libro a spingermi a mollare il trading e a buttarmi negli investimenti. Mm-hmm. Però probabilmente quello che più mi ha dato una linea da seguire è Peter Lynch. Vi consiglio di leggere il suo libro, assolutamente. One Up on Wall Street, che è il top. Con quello, una volta che hai detto quello, puoi buttarti nel mercato e fare un'analisi seria e ben fatta. Ok, quindi tu, per quello che ho capito, non hai liquidità, ma è tutto investito, come un po' diceva Peter Lynch di fare. Sì. E come gestisci invece la tua emotività? Perché c'è molta gente tipo che ogni mezz'ora va a guardare i mercati, c'è chi la guarda ogni giorno, c'è chi invece lascia lì se ne dimentica. Mm-hmm. Come no, il tuo approccio all'emotività? Io li guardo ogni giorno, più volte al giorno, però li guardo con tranquillità, diciamo. Cioè, ho sofferto in questi periodi, ho sofferto dei grossi ribassi, però non mi tangono più di tanto. Sono abbastanza emotions free, come vogliamo dire. Non sono molto emozionali, ormai sono abituato, sono consapevole del fatto che se faccio delle scelte corrette i miei investimenti andranno in guadagno sul lungo termine, quindi non sono preoccupato. Però, come dici tu anche spesso nei tuoi video, l'emotività è una cosa che va gestita, è la cosa probabilmente più difficile da gestire di questo mestiere. Che poi forse è quella che fa più danni alla fine. Eh sì, assolutamente, bellissimo. E quanto ci hai messo ad educare la tua emotività, oppure sei già partito con una certa, diciamo, asetticità nei confronti delle problematiche relative all'investimento? Diciamo che venendo dal trading, gestire l'emotività degli investimenti è stato quasi facile, perché nel trading sei sempre là con l'ansia a dover seguire ogni minimo movimento, perciò gli investimenti sono stati per me una manna, per il mio carattere sono stati una manna, perché non dovevo star là a guardare con l'ansia, ma potevo stare più tranquillo. E tu hai fatto il trading per quanto tempo? Perché per esempio sta parte del trading, per esempio, me l'ero persa. Io pensavo che tu fossi sempre stato un value investor. No, ho iniziato con il trading, l'ho fatto 4-5 anni. E poi cosa ti ha convinto ad abbandonare quella tipologia di investimenti? La performance tendenzialmente, perché alla fine magari riesci a battere il mercato, però le commissioni ti mangiano una quantità di guadagno abnorme. Mi ricordo che io non facevo day trading intraday, però a un certo punto ho iniziato a provare a fare intraday e praticamente in 2 mesi ho generato 1.500 euro di commissioni, talmente tante operazioni facevo. Quindi deve essere un gioco a perdere sempre. Ok, quindi era cioè, più una cosa che... Posso dire una cosa? Sara? Sì. Che per un piccolo investitore gli investimenti convengono perché le commissioni sono bassissime,
cioè le paghi una volta e basta. Mm-hmm. Invece magari una banca ha più facilità a fare trading perché non paga niente. No, infatti era proprio quello che volevo dire, per cui la tua scelta di cambiare è stata più relativa alle commissioni e quindi al fatto che era meno conveniente rispetto all'investimento a lungo termine che non a una tua, diciamo, difficoltà oppure il fatto che non ti piacesse fare del trading. Sì, la motivazione iniziale era alla fine una ricerca di una performance migliore, però poi iniziando ad investire ho visto anche che è una strategia migliore anche a livello di tempo, perché magari ci metti, non so, io ci metto in media penso 2 settimane per analizzare un'azione, mm-hmm. mentre con un grafico ci mettevo 5 minuti, però poi la devi seguire, ci devi stare dietro, devi essere sempre là pronto col trading, se sbagli di 0,5% sei fregato, invece con gli investimenti è molto più lasco, più tranquillo. Sì, beh, hai più un ampio respiro, diciamo, con l'investimento. Esatto. E perché, per esempio, come sto facendo io sto facendo una parte appunto statica che diciamo, cioè, faccio con l'ETF, poi faccio anche la parte di trading. Perché non hai mai pensato, ad esempio, di fare una tipologia di tecnica mista, appunto? Una parte a lungo termine, una parte invece di trading? Perché penso che non abbia molto senso. Non credo che il trading possa dare un miglioramento considerevole nella performance. Però adesso sto iniziando ad affacciarmi al macro investing. Sto cercando di provare a imparare quella tipologia di investimento là che ha reso miliardari parecchi investitori. Non so se hai visto il video recente, quello che ho rilasciato venerdì, cioè ieri. Noi stiamo registrando oggi che è sabato 6, riguardo al video... riguarda un libro, ho fatto una recensione su... Sì. Quello può essere proprio definito un po' un investimento quasi macro, nel senso che ti poni un po' al di sopra delle tipologie classiche di investimento come l'analisi tecnica, l'analisi finanziaria, mm-hmm. ma guardando come nel libro La fine Wall Street, guardi il mondo dell'investimento un po' da lato, un po' dalla persona che non ne capisce tanto, ma può capire i trend. Mm-hmm. Sì, però penso che sia una strategia molto, molto complicata da sviluppare. Il macro investing non penso che sia per niente facile, ci vogliono conoscenze notevoli. Mm-hmm. E pensi di cominciare a investire nel breve periodo con questa tipologia di tecnica oppure ci vorrà un po' di tempo prima che tu possa essere un po' a regime? Ma diciamo che adesso ho provato a fare un macro trade, chiamiamolo, sullo Standard & Poor's, ma niente di importante, cioè non sono una cifra piccola. Diciamo che inizio a giochicchiare con questo macro investing, però non penso di avere ancora le conoscenze adatte a farlo in una certa maniera sensata. Infatti. Poi mi ricordo che tu stai facendo anche una specie di prova con il portafoglio della Magic Formula. Tu prendevi un tot di aziende ogni mese, mm-hmm. e le stavi facendo in demo o in reale quelle là? Quelle in demo, poi con il mio portafoglio lo sto usando realmente da un paio d'anni. Ok, stai vedendo che effettivamente la tipologia di tecnica con quella, diciamo, quella tecnica di Greenblatt funziona oppure quel 30% anno è un po' campato in aria? No, beh, il 30% anno è da dimenticare, è impossibile, quello assolutamente no. Allora, nella demo sta andando malissimo, cioè l'ultima volta che ho girato il video stava andando veramente male, però ho fatto una scrematura meno dettagliata, meno ben fatta, ho scelto le azioni un po' come dice Greenblatt, a caso, tendenzialmente. Invece per il mio portafoglio ho fatto una scrematura reale, cioè ho analizzato le azioni e poi le sto tenendo anche per periodi più prolungati, non sto facendo una magic formula pura. E là la performance è notevole. Non saprei dirti il numero quanto è, però è forte e sto battendo il mercato con quella strategia là. Perciò... un consiglio si può dare,
utilizzare lo stock screener per trovare aziende veramente ottime in cui investire anche per periodi più prolungati. Okay. Perché alla fine lo stock screener è fatto in maniera da trovare azioni veramente ottime, buone aziende. Quindi invece di utilizzarlo come vera e propria magic formula, forse utilizzarlo come un aiuto a trovare le occasioni, e forse la terminologia più giusta da usare in questo tempo. Sì, credo proprio di sì. Perché io stavo provando a utilizzarle in demo con Interactive Broker e aggiungere appunto 3 aziende ogni mese, però stavo facendo un po' come diceva Greenblatt, cioè prendere 3 aziende e buttarle lì. Ed effettivamente non è che stia dando un granché di rendimento, tra l'altro sto cercando anche di fare delle scelte che si basano molto su aziende che possono crescere molto di più, quindi quelle piccole, capitalizzate pochissimo, perché magari sono quelle che in prospettiva possono avere delle performance migliori rispetto, che ne so, a una Amazon o a un Abbott. Per cui molto probabilmente anche l'approcciarsi con diversi tipi di portafoglio può essere, come stai facendo tu, un'alternativa, perché tu non stai facendo solo il value investing, ma stai anche un po' portando avanti una magic formula modificata. Per cui anche secondo te avere più di un portafoglio può essere una strategia vincente per chi si approccia appunto nel mondo degli investimenti? Sì, sì, assolutamente. Cioè il portafoglio deve essere composto da varie tipologie di azioni. Non potete comprare solo azioni ad alta crescita, solo azioni value, solo azioni da dividendo. Secondo me va diversificato, perché ci sono periodi in cui certe azioni performano meglio di altre e viceversa. Quindi se hai una diversificazione in questo senso, riesci ad ottenere sempre una buona performance, in teoria. E tu, quando fai la scelta delle azioni, ti poni questo obiettivo, nel senso, oggi scelgo un'azione, non so, da dividendo, oppure oggi mi concentro più su un value, oppure quando vedi un'occasione, semplicemente la prendi, la butti lì nel portafoglio e non pensi, diciamo, a subito come diversificare le tue scelte? Un po' tutti e due. Diciamo che se trovo un'occasione la colgo sempre, indipendentemente dal tipo di azione. Mm-hmm. Però ovviamente con gli stock screener, quando fai una ricerca, devi mettere certi valori. Se voglio trovare un'azione value, devo mettere certi valori. Se voglio trovare un'azione ad alta crescita, devo mettere altri valori. Perciò faccio un mix di tutte e due le cose. E la tua percentuale, se la sai, oppure se anche a naso, la tua percentuale di portafoglio di, non so, value, growth e dividend, più o meno sai come sei investito in questo senso, oppure non è una cosa che guardi? Non lo guardo, però adesso posso pensarci e dirtelo. Diciamo che io prediligo le azioni a buona crescita, perché trovare azioni che pagano un grosso dividendo e che abbiano un prezzo giusto, che non siano troppo indebitate, è molto difficile. E poi con lo scherzo della doppia tassazione ne puoi trovare solo in Italia, perché sennò è una stangata notevole. Sì, forse il Regno Unito è l'unica a cui puoi puntare che non ha la tassazione sui dividendi. Ok. E al momento stai valutando altre aziende per questo mese? Tu ti poni un'azienda scelta ogni mese, oppure è una cosa che non, anche qua non dai molto peso a questa cosa? Cioè ti poni un investimento mensile? Per esempio il mio amico Domenico di Vivere Dividendi, lui dice: io faccio un tot di investimenti al mese, me le scelgo e le faccio. Tu hai anche questo approccio, scegli 1 o 2 aziende al mese nuove, le inserisci nel portafoglio, o ti comporti in maniera un po' diversa? No, io mi comporto in maniera diversa. Tendenzialmente io cerco di allocare tutto il cash che ho il più velocemente possibile, però solo se ci sono occasioni. Ad esempio adesso, negli scorsi giorni, ho analizzato penso 500 azioni, e ne ho trovata una sottovalutata, che in 3 giorni è salita del 20%, quindi non è più sottovalutata, io sono rimasto, non l'ho comprata, quindi sono rimasto indietro e adesso non investirò niente. E poi è anche vero che in questo periodo il mercato è un po' ballerino, perché ieri sono usciti i dati sulla disoccupazione USA che erano migliori delle aspettative e tutte le azioni sono sbalzate, soprattutto quelle nell'ambito del traffico aereo, del 18-20%. Quindi da vedere quanto questa sopravvalutazione sia reale
o sia semplicemente momentanea? Sì, questo è un bel dubbio. E un'altra domanda di cui sono molto curioso: i tuoi investimenti sono tutti in diciamo col sottostante puro, o usi anche della leva, sia che sia essa CFD o anche del broker, o usi solo il tuo capitale quando vai a scegliere un'azienda? Uso leva, io uso leva. Sì, però ve lo sconsiglio, no, va usata con senno, cioè usarla a caso porta danni enormi, ti bruci il conto, si deve avere una certa gestione del rischio. Ok, perché è una cosa che un po' viene discussa da tutti, nel senso c'è chi vuole avere il sottostante puro e basta, c'è chi invece dice io credo in questa azienda, so che ha delle prospettive di crescita, per cui uso la leva che mi dà il broker in diverse tipologie. Perché io, per esempio, in passato ho utilizzato molto la leva, però adesso mi rendo conto che effettivamente è un rischio, soprattutto se fai delle strategie diverse da quello che può essere l'azienda sottovalutata, perché l'azienda sottovalutata ti può scendere, ma non così tanto quanto ti possa scendere un'azienda che magari, non so, faccio un esempio, Apple o Amazon, che sono delle aziende che notoriamente dovrebbero tendere a crescere, ma che sono in un mercato piuttosto fluttuante, o come il mercato aereo. Magari uno dice adesso il mercato aereo è calato tantissimo, può crescere, però potrebbe anche scendere se le trimestrali che verranno saranno bruttissime. Per cui è una, come dicevi tu, diciamo una di quelle tipologie di approccio da utilizzare con molta cautela. E consenno, cioè non va usata, non è che io vado ad usarla per andare al 200% azionario. La uso, la leva ho usata per fare degli hedge o per fare delle scommesse asimmetriche che non siano legate al tuo portafoglio azionario. Infatti la leva è stata sdoganata dagli hedge fund, che sono fondi hedge appunto, che vanno long short. La leva serviva ad ottimizzare la performance, a permettere di hedgearsi, quindi di andare anche short, però massimizzare il risultato, quindi non subire una sottoperformance a causa del fatto di essere short anche quando il mercato sale. Ok, e tu sei 100% azionario o hai anche altri interessi oltre all'azionario? Ho anche altre cosette che però non posso svelare al momento. Okay. È una strategia segreta. Hai progetti comunque nel cilindro, hai dei coniglietti da tirare giù dal cilindro. Sì. Poi. Ci vuole sempre un po' di mistero. E invece cosa ne pensi del mercato delle criptovalute? C'è chi le ha sempre posizionate come il futuro, c'è chi invece non le tocca neanche. Come io non le ho mai toccate, sono sempre stato contro, però vedendo le performance che hanno avuto mi rendo conto che alla fine sono stato io in errore, e penso che magari potrebbe, cioè ultimamente sto valutando una possibile esposizione minima al Bitcoin, perché alla fine con questo fatto che vengono sempre diminuiti, non so esattamente come funziona, sì, halving, sì, che viene fatto ogni tot anni, finché la gente pensa che il Bitcoin ha valore, salirà. Perciò magari una minima esposizione, l'1, il 2, massimissimo il 5%, può essere un'idea. Ok, non sei per esempio sull'obbligazionario invece o su peer-to-peer lending? No, peer-to-peer assolutamente no. Obbligazionario qualcosina ce l'ho. Ok. Progetti futuri invece... Tu adesso hai il canale YouTube che sta crescendo anche abbastanza velocemente, hai altri progetti da affiancare al canale al di là degli investimenti? Beh sì, ho fatto la pagina Instagram e poi sto studiando per diventare consulente finanziario. Ottimo. Vedremo se ce la farò, perché è piuttosto dura star dietro al lavoro, agli investimenti, a YouTube, anche a questo. Per adesso ho letto 10 pagine, quindi non inizio bene, diciamo. Ma hai già una data nella tua mente per l'esame oppure hai semplicemente cominciato a studiare? No. Intanto inizio a studiare, vediamo se riesco a imparare le cose e poi penserò all'esame. Giusto per curiosità, ci sono dei prerequisiti per fare l'esame o basta essere diplomato? No,
Niente. Assolutamente niente. Forse il diploma, non so se sia necessario il diploma, ma comunque no, niente di particolare. Beh, comunque... Mi pare che devi avere la fedina pedale pulita, quello è. Beh, comunque al massimo stai portando avanti comunque una tua passione, per cui non dovrebbe essere neanche un peso studiare quella. Sembra, non so, il Signore degli Anelli, altro così. Sì, ma diciamo che è un po' un cugno, perché non parla di investimenti, sì, che parla di regolamentazione. E io e la scuola non andiamo molto d'accordo, io lo studio teorico. A me piace più la pratica. E poi è un po' quello che ti aiuta tanto nel mondo degli investimenti, fare pratica, vedere effettivamente come reagiscono le cose. Sì, l'esperienza è fondamentale, fondamentale. Perfetto. Va bene, io penso che siamo arrivati un po', diciamo, alla fine di questa chiacchierata. Chi non fosse iscritto è un furfantino, come dicevano a Mai Dire Gol. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Investire con Gus. Ogni settimana pubblichi, giusto? Sì, sì, cerco di pubblicare anche più volte se riesco. Per cui se non volete perdervi dei contenuti di qualità, per favore iscrivetevi al canale di Investire con Gus. Vi ricordo di iscrivervi al mio, perché se no ci rimango male, mi taglio di nuovo i capelli, per cui non è una bella cosa. Seguitemi su eToro per seguire il mio portafoglio. E ragazzi, anche per oggi è tutto. Grazie mille di essere stati qui con noi. Grazie a Federico per la chiacchierata e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao a tutti.